Amiche e amici di Antenna 2 TV, nuova puntata di Antenna 2 Sport e come vedete, come sapete, noi continuiamo a parlare di sport. Abbiamo parlato di come stanno andando i nostri atleti professionistici in questi 50 giorni e questa sera vogliamo dare spazio a quello che è il CSI. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui connesso con noi, lo vedete già inquadrato, il presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Insomma, questo 5 maggio per noi è una data importante perché, insomma, da ieri le attività all'aperto sono riprese a livello individuale, però, insomma, le singole famiglie possono quantomeno accompagnare i propri figli all'interno del proprio comune per fare una passeggiata e questo è già un passo avanti. Però veniamo alla CSI perché so che comunque, come per tutti gli altri sport, le società sportive si sono dovute fermare e bloccare la loro attività. Ci vuole raccontare questi 50 giorni di stop, come sono andati all'interno del CSI Bergamo? Sono 50 giorni complicati perché il fermo non è venuto naturalmente perché lo abbiamo deciso in maniera così un po' autonoma, è venuto perché sono state norme dello Stato che ci hanno imposto di fermare tutte le attività e credo che per Bergamo sia stato anche un passaggio, abbiamo capito subito dai primi giorni cosa stava succedendo e credo che lo sport sia passato un po' in secondo ordine, c'erano altri problemi molto più grandi. Purtroppo ci siamo dovuti fermare, si è fermato tutto, le attività sportive, i campionati, tutto quello che era in corso. Pertanto per i ragazzi sicuramente è stato un passaggio difficile, anche per le società, perché chiaramente quando specialmente qualcuno che aveva nel mirino magari anche qualche traguardo sportivo. Il fermo è stato comunque vissuto in maniera così un po' complicata. Cioè, abbiamo fatto una riunione in videoconferenza con le nostre società a Bergamo, c'erano presenti più di 500 società e abbiamo raccolto un po' quelli che erano anche i loro pareri. È chiaro che condividono tutti che il momento era quello di fermarsi, lo sport passava in secondo ordine, però è chiaro che si guarda un po' più avanti. Adesso, specialmente in questi giorni, la domanda che arriva in continuazione è quando potremo cominciare. Ho la sensazione che lo sport, specialmente lo sport organizzato, lo sport di squadra, dovrà pazientare ancora un po' perché è evidente che non ci sono le condizioni, o meglio, tutti ci auguriamo che le condizioni si creino da lunedì prossimo, da quando, molte attività riapriranno. Se il contagio non riprenderà, come purtroppo si teme che qualche ritorno ci sia, se il contagio non dovesse riprendere, naturalmente ci saranno un po' più disponibilità anche da parte dello Stato, ci è stato detto, perché abbiamo dialogato anche con il Ministero dello Sport, abbiamo dialogato con il CONI, con Sport e Salute, pertanto, questa disponibilità c'è, però c'è anche la consapevolezza che se non c'è sicurezza, se non c'è la certezza che comunque lo si possa fare in assoluta sicurezza dal punto di vista sanitario, non si può ripartire. Poi Beh, dovremo vincere le paure, naturalmente, perché le paure delle famiglie, le dovremo spiegare che si potrà fare sport in sicurezza, questo sarà un altro tema, perché naturalmente le famiglie, prima di affidare i figli alla società sportiva, dovranno capire se lo sport viene fatto in sicurezza. se lo sport e la società riesce a garantire le condizioni di sicurezza, così come è richiesto nelle altre attività, chiaramente. Colpito questa videoconferenza con 500 realtà che hanno voluto dire la loro. Immagino che non sia stato facile neanche confrontarsi con loro e cercare di spiegare delle linee guida. C'è qualche attività che potrà riprendere prima del previsto, secondo lei? Qualche società, anche a livello individuale? Qualche attività all'aperto, mi riferisco un po' all'atletica, mi riferisco alle marce, alcune attività secondo me troveranno per primo la possibilità di ripartire, si stanno studiando i protocolli per farli ripartire e devo anche dire che naturalmente stiamo studiando alcune attività che proporremo poi se ci sarà l'opportunità per fare delle attività estive, perché i ragazzi
se i genitori andranno a lavorare, da qualche parte dovranno pure andare, qualcuno che le accoglie, che gli fa divertire, che gli fa passare la giornata, credo che sia ancora necessario. Noi siamo pronti, stiamo affinando alcuni protocolli per poterlo fare, dando naturalmente la priorità al fatto che se la sicurezza sanitaria deve avere delle limitazioni in fatto di distanze, si possono fare alcune attività con la distanza dovuta. La riunione che abbiamo fatto a Bergamo, io la riunione l'ho fatta in tutta Italia con questo strumento che stiamo usando anche adesso, è facile incontrarsi, l'abbiamo scoperto improvvisamente, c'era anche prima, ma prima non lo usava nessuno. Come la nostra trasmissione è diventata subito smart, virtuale in questa maniera, insomma. Prima facevamo chilometri e chilometri, aerei, treni, macchina, invece adesso, cioè, stando a casa, si incontra tutti. Questa videoconferenza è servita per capire che Bergamo, in particolare, credo di avere colto la disponibilità anzitutto delle società a imboccarsi le maniche, a fare tutto quello che servirà per ridare ai ragazzi le opportunità che servono. E questo mi fa capire che siamo un popolo che non si arrende mai. Siamo stati fra i più colpiti, credo, forse i più colpiti, ma non ci siamo veramente persi d'animo, e questo mi fa capire che avremo un futuro anche nello sport. Cioè, nonostante, cioè, va ricordato veramente con tanta tristezza, tanti dirigenti sportivi, tanti dirigenti di società li abbiamo persi, ci hanno lasciato, credo che ci staranno guardando da un altro posto e ci aiuteranno a ripartire. Lo dobbiamo fare anche per loro, ma soprattutto lo dobbiamo fare per i ragazzi a cui ci rivolgiamo, insomma, ci hanno sempre avuto queste opportunità e credo che debbano tornare ad averlo. Ho la certezza che a Bergamo le società faranno di tutto per dare di nuovo l'opportunità ai ragazzi di divertirsi. Assolutamente. Appena si apriranno queste le possibilità, noi siamo pronti. Siamo pronti noi come ente, perché il CSI naturalmente dovrà fare la sua parte in tutto, anche per quello che serve in termini di non solo di incoraggiamento, perché è facile incoraggiare se poi non ti metti in gioco direttamente, ma lo faremo direttamente per tutto quello che serve il CSI. Ho la certezza che le società stanno facendo molto di più, stanno proprio dal lato pratico preparandosi a queste opportunità. Lei, che ha avuto modo di sentire anche quelle che è lo Stato, insomma, cosa ne pensano le altre province? Ha detto che Bergamo ha risposto presente, Bergamo è pronto per ripartire. Si è sentito così pesantemente la ripercussione sullo sport anche nelle altre province, negli altri territori? Si è sentito pesantemente anche negli altri territori, perché di fatto si è fermato tutto anche nel resto d'Italia. Tenga conto che in alcune regioni hanno fatto molto più fatica di noi a capire che ci si doveva fermare. Io all'inizio sono stato parecchio tirato per la giacca, nel senso che c'erano regioni che non volevano fermarsi per nessuna regione al mondo. Immagino. Perché non ne capivano la gravità. La loro fortuna è stato che gliel'hanno imposto di fermarsi, forse questo li ha salvaguardati poi dal punto di vista dei contagi, sono stati molto meno colpiti e non capiscono forse la fortuna che hanno avuto. Per chi vive a Bergamo, naturalmente questa fortuna l'avremmo apprezzata anche noi se l'avessimo avuto, perché forse quando si hanno queste fortune non le si capisce fino in fondo, infatti all'inizio si faceva proprio fatica. E anche adesso devo dire che qualcuno è proprio sulla rampa di lancio e tende a dire quando cominciamo. È chiaro che mi riferisco a alcune regioni, tipo la Calabria, per esempio, che sono stati toccati molto meno, molto e dove adesso il tempo credo che aiuti ulteriormente. Mi chiedono con forza di ripartire, però è ovvio che ripartiremo quando ci sono le condizioni, e soprattutto la ripartenza deve essere concordata con gli organi di competenza, pertanto il Ministero dello Sport in primis, il Governo, ma anche il CONI e lo Sport e Salute, perché dipende da un sistema che deve comprendere tutto. Bisogna essere lucidi ed essere anche un po' freddi nel non fare dei passi avanti che potrebbero creare problemi. Però ci siamo detti, anche ai tavoli dove ci siamo incontrati, ci siamo detti che bisogna dare delle opportunità e la speranza va data magari facendo ripartire quello che può ripartire. Io credo che alcune attività in sicurezza ripartiranno,
appena ce n'è l'opportunità. Credo che molto dipenda dai primi 10 giorni, da lunedì. Quelli in che, esatto, ci dividono da qui alle prossime 2 settimane, in sostanza, quindi fino al 18 di maggio. Saranno determinanti, soprattutto io credo che i ragazzi, soprattutto, mi stanno a cuore le fasce dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, perché erano abituati con un'estate un po' diversa, magari si aspettava che finisse la scuola, adesso magari tornerebbero volentieri anche a scuola, però aspettavano la fine della scuola per dedicarsi 2 mesi a un'estate che era fatta di giochi, di credi, di magari di mare o di montagna, e però anche di tanto sport. Allo stato attuale delle cose dobbiamo dare a loro qualche opportunità, perché se ho fatto fatica io a stare in casa che sono vecchio, mi immagino i ragazzi. Esatto. Io guardi, ho 2 bambine, le assicuro che non è per nulla facile, nonostante noi abbiamo la fortuna, ne abbiamo parlato in diverse puntate di Antenna 2 Sport, magari qui nella nostra Bergamo, non vivendo in città, ma anche in Valle Seriana, di avere spazi all'aperto o anche in casa, in giardino, per poter uscire e godersi in più. Per chi è in città, chiaramente è molto più difficoltoso. Io le chiedo di pazientare solo un secondo perché lanciamo la linea della pubblicità, ma al rientro riparliamo ancora di CSI proprio con lei. Eccoci qui di nuovo in onda, stavamo parlando proprio di CSI, di attività per i nostri ragazzi, i bambini, adolescenti, che sono un po' le fasce di età al quale teniamo di più, ma proprio perché sono le persone che sono rinchiuse in casa da molto più tempo, dal 22 febbraio, quando la scuola è terminata, loro sono in casa e non possono chiaramente uscire, magari come è stato per gli adulti, che almeno per la spesa si è potuto fare qualcosa. Ragazzi che praticano sport e praticano sport all'interno delle società sportive, sono tantissime quelle affiliate alla CSI proprio in Bergamasca. Per quest'anno, Vittorio Bosi, abbiamo il piacere di averla qui con noi. Abbiamo già fatto una chiacchierata. I campionati sono terminati senza assegnare nessun titolo alle società, tranne per lo sci alpino, dove di fatto il campionato era ormai terminato. Ho detto bene? Purtroppo fermo ci ha costretto a prendere questa decisione. Nella riunione che abbiamo fatto con le società abbiamo concordato che fra una ventina di giorni, quando ci saranno le idee un po' più chiare, faremo degli incontri con le società per settore, cioè il calcio degli adulti, il calcio del giovanile, la pallavolo, la pallacanestro, tutto quello che è il mondo CSI. E con loro proveremo a concordare come sarà la ripartenza, che potrebbe anche essere, l'ho detto anche alla riunione che abbiamo fatto con le società, potrebbe anche essere che riprendiamo da dove ci siamo fermati, nulla vieta di farlo se tutti siamo d'accordo, perché potrebbe essere un bel segnale in termini di proprio anche fermando le età dell'annata. Pertanto riprendendo con le stesse squadre, riprendendo dove ci siamo fermati. Bello, questo sarebbe carino, effettivamente, anche dare una sorta di continuità anche ai ragazzi che sono arrivati a metà campionato. Detto ciò, nel CSI sappiamo che non è importante vincere, non è importante arrivare, però chiaramente un minimo di classifica, di far capire chi è bravo, chi è meno bravo, c'è anche all'interno del CSI che, insomma, dà il giusto agonismo che ci deve essere nello sport in generale. La componente agonistica è comunque una componente importante dello sport, e che anche nel CSI ci teniamo che ci sia. Lo sport non sarebbe un modello educativo se non ci fosse l'agonismo, cioè se non ci fosse la parte agonistica. Se la parte agonistica è vissuta bene, credo che sia la parte più bella dello sport, ed è giusto che le squadre, gli atleti puntino anche ai risultati dentro il mondo CSI. L'idea di ricominciare da dove ci siamo fermati naturalmente non ci dispiace, potrebbe anche essere che quella sia il punto di partenza, va riconcordato con le società sportive, lo devono condividere naturalmente, perché i padroni del gioco alla fine sono loro, sono quelli che dovranno condurre il gioco all'inizio, e pertanto cioè, devono darci l'assenso in questo. Sarà una scelta complicata, ma la faremo in funzione soprattutto dei tempi di ripresa, perché ho la sensazione che per gli sport di squadra
sarà difficile riprendere anche a settembre a pieno regime, così come eravamo abituati. Se si andasse un po' più là, nulla vieta che si riprenda da dove siamo partiti, finiamo i campionati, saranno i campionati un po' anomali, fatti su due stagioni invece che una, però sarà anche il modo poi dopo di fare una grande festa per quelli che hanno partecipato e che hanno dato una continuità ad un gioco che ha divertito per 76 anni. Abbiamo 76 anni di storia, credo che vadano difesi un po' i valori, dobbiamo difendere i valori che abbiamo portato avanti in questi anni, e uno dei valori è proprio quello anche dell'attività agonistica, rispetto a un modo di vivere l'attività agonistica bene. Abbiamo concluso solo lo sci, devo dire che era una disciplina che era abituata un po' per il tempo, per le vizie del tempo, eravamo sempre legati alla fine, sempre saltato qualche prova, specialmente in primavera, per quando si andava verso la primavera. Pertanto loro una buona parte dell'attività l'hanno fatta e abbiamo ritenuto giusto assegnare comunque i titoli, perché era un po' naturale farlo, l'abbiamo sempre fatto anche gli altri anni. Chiaro, giusto. Mi sembra più che giusto, anche perché insomma erano quasi al termine della stagione, nonostante la neve se ne sia andata proprio solo poche settimane fa dalle nostre montagne, e quest'anno la stagione sarebbe stata lunghissima, fortunatamente e sfortunatamente per loro. È stato approvato un protocollo di 400 e rotti pagine dedicate alle società, e ha detto appunto che a settembre, per quel che riguarda le società, i gruppi e questi sport collettivi, sarà difficile la ripresa. Sono 400 pagine che per le nostre piccole realtà credo che siano inattuabili. Sono inattuabili quasi per società grandissime, mi viene in mente l'Atalanta, le squadre di Serie A, mi immagino quanto non possano essere attuabili per le nostre piccole realtà. Allora, queste 400 pagine per la verità mi hanno un po' sorpreso, ma sorpreso un po' anche la mossa del CONI, che ha fatto fare uno studio all'Università di Torino, e poi hanno prodotto questo documento, che sì, è un documento molto bello, che mi sa tanto un po' di scaricabarile. Io ti dico quello che devi fare, poi dopo... Se non riesci, non lo fai. Sono problemi. L'abbiamo detto, l'ho detto nell'incontro che c'è stato col presidente del CONI giovedì. Si difende naturalmente dicendo che era dovuto, ma era dovuto soprattutto al mondo professionista, dei professionisti, e vanno divisi due mondi, perché se il mondo dei professionisti può permettersi alcune cose, e forse è doveroso che lo faccia, il mondo della promozione sportiva, non solo quello del CSI, perché il problema non è solo il CSI, credo che anche le altre federazioni che lavorano con il basso, cioè con il settore giovanile e con le categorie inferiori, abbiano necessità di qualcos'altro. Noi lo stiamo predisponendo, lo sottoporremo, poi lo stiamo predisponendo, stiamo lavorando con l'Università di Roma, ma perché con dei medici, naturalmente, dei medici professionisti, della Federazione Medici Sportivi, a cui abbiamo fatto presente queste difficoltà. Ci dicono sì, per i professionisti, ma c'è un'altra storia da costruire. Lo stiamo predisponendo, questo lo dico anche a favore delle società, stiano tranquilli, arriveremo con qualcosa di molto più agile e di molto più praticabile. Qualche imposizione ci sarà, credo, perché qualcosa ci sarà, ma non di quel livello, insomma il livello delle 400 pagine. Mi fanno pensare che i nostri presidenti, forse non avranno neanche il tempo per leggerle tutte, anche perché credo che vadano date delle disposizioni, delle istruzioni, vanno imposte alcune cose, ma quelle praticabili. Abbiamo bisogno che la gente si rimette in gioco, e abbiamo bisogno che chi deve prendersi le responsabilità si senta nelle condizioni di poterlo fare. Esatto, questo è molto importante. C'è gente che si prende la responsabilità per far giocare i figli degli altri, per tenere insieme un mondo che ha dato sempre dei grandi risultati in termini sia aggregativi che educativi. Se non gli diamo la possibilità di fare questo, se facciamo scappare la voglia alle persone che già danno tanto di loro in termini di volontariato, se poi gli si addossano anche le responsabilità che sono, credo, inaccettabili, finiremmo per perdere veramente
un valore che c'è sempre stato, che abbiamo sempre avuto. Ma io credo, per quello che ho capito sia dal CONI sia dal governo, credo che ci saranno le condizioni per presentare un protocollo che sarà applicabile anche per le nostre società. E questo ce lo auguriamo davvero, anzi speriamo che il lavoro, il suo lavoro insieme unito alle altre forze cerchi di cercare di aiutare anche le nostre piccole società fondate sul volontariato, come ha detto lei, e soprattutto insomma le famiglie si devono fidare delle società, ma chiaramente le società non devono essere, non dico responsabili, ma non devono comunque rispondere a pieno di quelle che sono eventuali problemi che possano emergere, che possiamo davvero anche aspettarci da questo. Io, Vittorio Boso, la ringrazio. Prego, prego, mi dica. No, le responsabilità ce le siamo sempre prese, ce le prenderemo chiaro, anche adesso. Chiaro, chiaro. Delle persone, le società sono fatte da persone veramente encomiabili e me ne do atto. Lo faranno, faranno tutto quello che c'è da fare, non bisogna andare un po' oltre, perché altrimenti se andiamo oltre non sono professionisti che hanno i figli delle nostre famiglie, verranno messe nelle condizioni di fare sport in sicurezza. Grazie per la disponibilità. No, grazie a lei per la disponibilità, per essere intervenuto qui ad Antenna 2 Sport nuovamente. Per noi è sempre un onore ascoltare le sue parole, che insomma sono ricche di messaggi, soprattutto in questo periodo, e soprattutto le sue parole nei confronti delle famiglie, dei tanti ragazzi, dei tanti atleti che sicuramente ci hanno ascoltato e seguito con molta attenzione nell'attesa di riprendere al più presto con l'attività sportiva. Grazie mille a Vittorio Boso, presidente nazionale del CSI, insomma in bocca al lupo per il proseguo della sua attività, perché insomma ce ne sarà davvero bisogno. Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori, diffondiamo qualche messaggio di speranza che ce n'è bisogno. Arriverà. Assolutamente, sì. Assolutamente. Grazie ancora, e voi rimanete con noi perché dopo la pubblicità ci sarà un nuovo ospite, un ragazzo molto particolare che sicuramente conoscete. A dopo. Terza e ultima parte di Antenna 2 Sport, e ve l'avevo accennato, avevamo un ospite davvero speciale e importante, perché arriva da Castellana Presolana, lo vedete inquadrato, ha 18 anni appena compiuti, e gli facciamo i nostri auguri. Lui è Luca Tommasoni, è il nostro portacolori ormai della nostra provincia di Bergamo per quanto riguarda l'alpinismo. Ben ritrovato, Luca! Ciao, ciao a tutti! Raccontaci un po', racconta ai nostri telespettatori, innanzitutto tu ormai sei un volto noto ad Antenna 2 perché già ti sei raccontato anche all'interno del nostro telegiornale, però racconta un po' ai nostri telespettatori quella che è stata questa stagione, una stagione formidabile per te. Sì dai, è stata una stagione che è andata molto bene, partita con i campionati italiani e già lì è iniziato abbastanza bene nella vertical, che ho preso una medaglia. E dopo l'obiettivo principale di questa stagione era qualificarsi per gli IOG, i giochi olimpici giovanili, e le prime due gare di selezione erano una a novembre e poi anche i campionati italiani. Sono riuscito a qualificarmi e quindi andare ai giochi olimpici, che erano tra il 13 e il 15 gennaio, e diciamo che lì c'erano tre gare, l'individuale la prima, la sprint, la staffetta. E niente, l'individuale non è andata tanto bene, pensavo molto meglio, però ero agitato e non sono riuscito ad andare come volevo. Invece nella sprint sono molto contento, sono riuscito a chiudere secondo, e prima di me un altro italiano. E invece la staffetta abbiamo fatto quarti, potevano giocarsela meglio, però è andata così. Allora, però, insomma, da una qualificazione da ottenere come quella che pensavi all'inizio di stagione, che era quello che un po' era il tuo obiettivo, alla medaglia, all'argento, a questi giochi olimpici giovanili, insomma, un po' di strada nel passato e sicuramente hai dimostrato davvero quello che vali. Hai detto che hai avuto qualche difficoltà nella gara individuale, un po' dovuto anche all'ansia. Vuoi raccontarci in cosa consiste la gara individuale, quanti chilometri sono e, insomma, com'è stato vivere quei momenti? Allora, l'individuale è praticamente la gara classica dello sci alpinismo, la vera gara di sci alpinismo. Consiste in più salite con le discese e i cambi. Quella delle Olimpiadi era un po' particolare rispetto al solito, perché appunto essendo un'Olimpiade era fatta tutta su pista per poterla vedere bene. E quindi non era come le gare che facciamo di solito, che invece sono fuori pista e più tecniche.
E niente, erano due salite da ripetere per tre volte, per due volte era un giro che si faceva, erano circa 900 metri di dislivello in totale e durava, mi sembra, sotto l'ora, 45-50 minuti ci abbiamo messo. E insomma, però anche lo sci alpinismo era al debutto proprio ai Giochi Olimpici, sbaglio? Sì, infatti è stata un po' questa la cosa più particolare, anche più bella forse, che appunto siamo stati i primi che siamo andati abbiamo debuttato con questo sport. Anche questa davvero una bella emozione, anche perché immagino che essere i primi non è mai bello da un certo punto di vista, ma non è mai bello perché non sai quali sono, come è successo per te per le gare individuali. Effettivamente è difficile anche capire cosa si possa aspettare da un evento così. Era la prima volta che indossavi la maglia della nazionale e portavi i colori dell'Italia all'estero? No, non era la prima volta, perché già l'anno prima, che ero ancora tra i cadetti, ero andato a fare i mondiali sempre qui dove si sono fatte le Olimpiadi, tra l'altro a Villars. E dopo, prima di andare alle Olimpiadi quest'anno, ero andato a fare una gara di Coppa del Mondo in Francia per fare un po' di esperienza. Insomma, quindi non era la prima volta e questo è già importante. Hai parlato di anche queste prestazioni, di queste gare che si chiamano vertical. Vuoi spiegare ai nostri telespettatori in cosa consistono, anche alla sottoscritta che magari non è una super esperta in materia? Yeah. La vertical è una gara di sola salita rispetto all'individuale, che ci sono anche le discese, e diciamo un po' più corta, anche come durata, perché dura circa 25-30 minuti, esagerare. E appunto è solo salita. E come dislivello, di solito, per la nostra categoria, intorno ai 500-600 metri di dislivello. È un buon dislivello, però, Quindi dai. E qual è la tua specialità? Quale prediligi? Quella con le discese oppure queste vertical da 20-25 minuti? Ma diciamo, preferisco le individuali, però vado quasi meglio nelle vertical, dove è sulla salita. Ho capito. Che perché faccio un po' più fatica in discendere. Però piano piano sicuramente anche migliorerai dove sono quelli che sono i punti deboli, anche se c'è davvero gran poco da migliorare quando questi sono i risultati. Tu sei di Castione della Presolana, lo abbiamo detto proprio in apertura, ma come e quando ti alleni? Al di là che questa adesso ormai non è più stagione e la tua stagione inizia quando arriva la neve chiaramente sulle nostre montagne. Beh, allora, vabbè, d'estate comunque si rimane sempre in allenamento, si va a correre in bici. Poi verso settembre con gli ski roll, che simula molto il movimento degli sci, però sei sulla strada con le rotelle. E poi noi, rispetto ad altri sport invernali, mettiamo gli sci un po' più tardi. Io di solito li metto verso il 20 di ottobre, metà ottobre, su ghiacciaio. D'estate infatti non sciamo noi. E dopo solitamente mi alleno qua a casa, in Presolana, ancora un po' dove c'è la neve, e via. Hai delle piste preferite, dedicate, o che, insomma... Presolana. La Presolana, sì. Si sale, sei vicino a casa e ne approfitti. Io prima l'ho definito simile allo sci di fondo, chiaramente poi ci sono le varie sfaccettature, ma l'allenamento, no? è molto simile, anche loro si allenano con gli ski roll. Cioè, qual è la differenza, al di là che chiaramente lo sport è completamente diverso per le lunghezze e l'altitudine che si va ad affrontare, ma l'allenamento è simile? Sì, molti anche si allenano insieme anche ai fondisti, perché la preparazione appunto è simile. Loro usano più la parte superiore del corpo, perché logicamente c'è meno salita e si spingono più di braccia. Però, ecco, sono quasi complementari. Infatti tanti sci alpinisti si allenano anche facendo sci di fondo per cercare equilibrio o comunque per allenarsi col passo a spinta, così. Quindi sono, sì, molto simili. E chi ti ha spinto a fare questo sport? Bah, già nella mia famiglia lo fanno praticamente tutti, gli zii, anche i miei genitori. Dopo qua al paese dove abito tanti lo fanno, e abbiamo iniziato ad andare che eravamo 3 o 4 ragazzi, e così piano piano mi sono un po' appassionato.
E quindi insomma è diventato davvero quello che è il tuo sport, che ti ha portato addirittura alla medaglia d'argento ai giochi olimpici giovanili. Obiettivi per il futuro? Adesso innanzitutto come ti stai allenando? Da ieri si è conclusa questa prima fase, siamo alla fase 2, si può cominciare a uscire, si può cominciare a fare le passeggiate. Tu come ti sei allenato? Come ti allenerai in vista poi della prossima stagione? Sì, fino adesso appunto è stata un po' dura, nel senso che non si poteva uscire, quindi ci siamo allenati un po' a casa con qualche circuito di forza, un po' con i rulli, e niente, invece adesso sembra che si possa uscire, speriamo per un bel po', e quindi si ricomincia a allenarmi bene. Comincerai con qualche passeggiata? Sì, sicuro, correre, bici, soprattutto, e forse ancora sciare se trovo ancora neve. Se trovi ancora neve da qualche parte. Per la prossima stagione hai già in mente qualche obiettivo? C'è qualche gara, qualche competizione a cui desideri partecipare? Beh, la prossima stagione, siccome non ci saranno più come quest'anno, appunto i Giochi Olimpici, anche perché ormai siamo fuori età, l'obiettivo principale sarà ancora rimanere in nazionale, quindi fare le gare di Coppa del Mondo. E basta. Poi ci saranno i mondiali l'anno prossimo. Quest'anno dovevano esserci gli europei il 4 aprile, ma appunto sono stati annullati. E quindi ci sarà quello. Dopo sarò il secondo anno di categoria junior. Quest'anno invece ero il primo. Quindi già meglio, perché sei a metà come età. Sei un po' più facilitato, soprattutto a livello di età, con i pari grado, insomma. Non te l'ho chiesto prima e ho dato per scontato che la stagione dello sci fosse quasi completata. Hai detto tu che mancava un appuntamento importante, quello degli europei. C'erano altre gare così importanti che non hai potuto fare? Beh, per noi giovani no, c'era appunto, mancava quella. E invece per i grandi ci mancavano tutte le gare della Grand Course, cioè le più lunghe. Mezza lama e così, però io non avevo intenzione di farle, ecco, quindi mancava solo Mancavano solo i campionati europei, insomma, ti vedremo ai mondiali, ti vedremo come portacolori proprio della nostra provincia, della nostra Italia l'anno prossimo, anzi te lo auguriamo e ti auguriamo davvero i migliori successi. Grazie a Luca Tomasoni per essersi raccontato qui ad Antenna 2 Sport, grazie davvero, in bocca al lupo sia per la scuola che continui a seguire che per il proseguo della tua attività. Grazie a voi, ci vediamo. Questo era l'Antenna 2 Sport e vi ricordo che come ogni martedì ci potete seguire alle 21:30, il mercoledì alle 23:15 e il giovedì alle 12:30 e rivedere tutte le nostre puntate sul canale YouTube dedicato all'Antenna 2 Sport. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie al nostro Felix e io vi auguro una buona serata. A presto.